Se desiderate applicare dei filtri o degli effetti su Google Meet, ebbene seguite questo tutorial. Avrete bisogno di Google Chrome. Se non possedete Google Chrome, allora dovrete utilizzare un metodo alternativo. Vi lascio il link in descrizione di un altro video al riguardo. Abbiamo diversi modi per arrivare sul web store di Google Chrome. O lo scriviamo direttamente su Google, ecco che esce il suggerimento, e quindi andiamo sul primo link che ci compare, o meglio chrome.google.com. Altrimenti, in alternativa, quando aprite una nuova scheda, Apps, Web Store. Nella ricerca vi basta scrivere Meet Visual Effects. Questa è l'estensione da installare. Cliccate su Aggiungi, Aggiungi estensione. Abbiamo finito. Siamo pronti per applicare gli effetti che ci offre questa estensione su Google Meet. Vediamo come si fa. Notate, accanto alla nostra schermata è comparso questo strumento, appunto Visual Effects. Semplicemente con un clic gli effetti si applicheranno in tempo reale. Scorrendo verso il basso abbiamo altre impostazioni. Divertitevi, date un'occhiata a questi effetti. C'è il fermo immagine, molto comodo, per simulare un blocco della webcam. Notate adesso lo spunto. Sono rimasto bloccato. Lo rispunto e si riattiva. E una cosa che possiamo fare è attivare più di un effetto contemporaneamente, se non tutti. Notate? Ho attivato più di un effetto contemporaneamente. E in più possiamo cambiare il nostro sfondo. Per esempio, selezionandolo, qui ci dice per favore seleziona prima un file, ok, allora lo carichiamo, upload background. Una volta che l'abbiamo caricato spuntiamo questa casella e selezioniamo virtual. Quindi notate, in questo caso ho messo uno sfondo così, la prima immagine che ho trovato. Più è definita la nostra telecamera, la nostra webcam, migliore sarà il risultato, cioè non andremo a scatti come in questo caso, perché sto utilizzando un cellulare e non una webcam. Se vogliamo disinstallare l'applicazione, andiamoci sopra, tasto destro, rimuovi da Chrome.